Ciao, oggi faremo la mia pasta preferita, gli spaghetti alla carbonara, ma vediamo meglio gli ingredienti. 30 g di parmigiano a pezzi, 30 g di pecorino, 3 uova, un tuorlo, 100 g di pancetta, 400 g di spaghetti, sale, pepe e 20 g di olio. Come primo passaggio inseriremo entrambi i formaggi all'interno del boccale, il pecorino e il parmigiano. E impostiamo il tutto a 10 secondi, velocità 9. Una volta finito di tritare, terremo da parte metà formaggio in una ciotola e l'altra metà la lasceremo nel boccale. Ora uniremo le 3 uova e il tuorlo e metteremo sale e pepe quanto basta e imposteremo 15 secondi a velocità 4. Ora il composto ottenuto andrà riposto in una zuppiera, una pirofila, senza lavare il boccale, prepareremo un soffritto con la pancetta. Inseriremo 20 g di olio, lo spicchio d'aglio e la pancetta. Richiudiamo il boccale, tappino, 5 minuti, tasto varoma, velocità mestolo. Ora cuoceremo la pasta. Mettiamo l'acqua. L'acqua deve raggiungere la tacchetta all'interno del boccale di un litro. Potete richiudere immediatamente il boccale. Impostare 12 minuti. 100 gradi, velocità 1. E a questo punto impostate il tempo di cottura indicato sulla scatola. Undici minuti, tasto inversione per non rompere gli spaghetti, 100 gradi assolutamente, velocità 1. Prendiamo la nostra spatola e il nostro scolino del bimbi. Lo agganciamo per bene. Ora rovesciamo la pasta. Uniamo sopra il formaggio tenuto da parte all'inizio. Io vi ringrazio per aver guardato la mia ricetta e alla prossima!